Ora parliamo di basket con il nostro collegamento live con Massimo Profeta che si trova a Chieti dove ha appena terminato una conferenza stampa. Oggi è la giornata di notizie importanti anche sul fronte della palla spicchi. Massimo, dunque notizie che poi daremo anche nel nostro TG Sera da Roseto e da Chieti dove c'è un nuovo acquisto accanto a te. Del resto lo vediamo dalla statura che non può essere che un cestista. A te, Massimo. Assolutamente, grazie, grazie Carmi. Sì, sala stampa del Palla Tricalle, presentazione ufficiale di Todor Radonjic. Questa è la pronuncia esatta. Al mio fianco, alla mia sinistra, il presidente dell'Europa Ovini Teate Basket, Gabriele Marchesani. Subito una. Posso fare subito una domanda? No, assolutamente, certo, è lui il protagonista. Benvenuto intanto a Chieti. Todor, per te, però, l'Abruzzo, diciamo che è una terra molto importante. Hai trovato anche l'amore, tua moglie Francesca di Roseto, dove hai giocato 2 anni fa. Sì, grazie. Sì, appunto, ho giocato a Roseto 2 anni fa. So quanto è bello stare in Abruzzo e giocarci. Senti, che cosa ti ha spinto ad accettare la proposta di questo club molto, ma molto ambizioso? Sì, avevano appunto le ambizioni molto importanti. Era vicino anche casa dove vivo io e diciamo che mi piace l'ambiente. Ho sentito tante belle parole della società e di tutto quanto, quindi diciamo che questa cosa mi ha spinto principalmente di venire a giocarci. Quindi diciamo così, non sei di passaggio, diciamo subito che ti No, funziona. no, 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 eh? C'è quasi già una mezza promessa per il prossimo anno. Sì, ma io sono felicissimo, cioè, speriamo che vada bene, poi si Certo, è vede. chiaro, assolutamente. Senti, parlando delle tue caratteristiche, tu sei un giocatore versatile, duttile, sei un grande lottatore, hai anche una mano calda da tre, però qual è la caratteristica peculiare? Mi piace mettere tanta energia sul campo, sì, diciamo che mi piace, diciamo, il tiro da tre è la cosa che preferisco, ma anche giocarci in post basso uno contro uno, diciamo, lì mi sento molto, molto pericoloso. Ecco, tra l'altro tu hai insomma un'esperienza importante in A2, stai per compiere 22 anni, primo aprile, Sì, non sì. è un pesce d'aprile, No, 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 no. Però no, sei giovanissimo, beato te, esperienza importante, abbiamo detto anche lo scorso anno col Tortona hai vinto la Coppa Italia di Serie A2. no. Sì, è stata un'esperienza bellissima dove ci ho giocato anche con Davide Meluzzi che sta quest'anno insieme E quindi insomma le premesse sono incoraggianti. a me. Sì, molto. Ecco, abbiamo alla mia sinistra, come già detto, anticipato Gabriele Marchesani, che non è una novità dei nostri studi, no, scherziamo. Presidente, beh, insomma, l'organico era già competitivo, adesso è stato nobilitato, impreziosito dall'ingaggio di Todor. Ma in effetti era già un organico molto forte, tant'è che i risultati testimoniano, insomma, questa valenza della squadra. Poi con Todor è chiaro che sarebbe anzi, è la ciliegina sulla torta e chiaramente adesso ci aspettiamo grandi cose, non solo da lui, ma da tutta la squadra, così come stiamo facendo ormai da mesi. Quindi per noi come società è stato un sacrificio economico importante, però è stato un investimento per far sì, insomma, da recitare un ruolo da protagonisti assoluti nei playoff. Ecco, 4 partite all'epilogo della stagione regolare. Si comincia domenica il derby di Giulianova, poi ci sarà San Severo, Teramo e Porto Sant'Elpidio. Esattamente, dopodiché inizieremo il vero campionato nei playoff, quindi Todor sarà quella persona, quel giocatore che dovrà farci fare quel salto di qualità insieme a tutto il resto del gruppo. L'ultima, sempre a Todor. Maglia numero 10, c'è un motivo particolare. Sì, la maglia numero 10 La maglia perché numero 10 perché il mio idolo è Dejan Bodiroga e lui mi ispira tantissimo e vorrei diventare, diciamo, almeno un po' come quello che è stato lui. E questo è il motivo per cui ho preso numero 10. In bocca al lupo di cuore a Todor Radonjic, grazie a Gabriele Marchesani, presidente dell'Europa Ovini Teate Basket.